oggi faremo vedere l'incollaggio dei bigattini con la colla rubber e la ghiaia. Praticamente verseremo il quantitativo di bigattini che vorremmo usare in un contenitore liscio e morbido, no? Poi spiegherò il motivo perché useremo un contenitore morbido. Dopo aver versato i bigattini useremo la ghiaia, in questo caso facciamo vedere che abbiamo tre tipologie di ghiaia, una colorata, una e due chiare, una sottile e una grossa. In questo caso useremo la ghiaia grossa, no, neutra. La ghiaia colorata la useremo se vorremmo creare un contrasto sul fondo, no? In questo caso noi per dimostrazione facciamo vedere la ghiaia normale. Verseremo la quantità di ghiaia che vorremmo utilizzare in mezzo ai bigattini, tutto a secco, ok? Poi dopo la misceleremo un po', gli metteremo un pochino di acqua all'interno dei bigattini e della ghiaia, girando, praticamente asciugandoci la mano all'interno dei bigattini, poi faremo girare un po' il miscelatore in modo tale che si misceli la ghiaia col bigattino. Poi prenderemo la colla. All'inizio consiglio di metterne poca, per vedere come viene. Al limite la aggiungiamo poi in un successivo momento. Dopo aver messo la colla faremo girare in questo modo, senza neanche usare le mani, no? In modo tale che si miscela perfettamente, poi li lasciamo riposare leggermente. Vediamo a questo punto se la quantità di colla e la quantità d'acqua che abbiamo messo è quella giusta. Questo lo vedremo comprimendo i bigattini con le mani. In questo caso ci vuole ancora un filino d'acqua, basta immergere la mano e passarla dentro nei bigattini. Poi misceliamo ancora, lasciamo riposare un attimo perché praticamente dobbiamo aspettare che la colla si sciolga con l'acqua. Abbiamo portato anche il talco che serve praticamente per far sì che ci crei una pellicola sulle mani in modo tale che i bigattini non si attacchino alla nostra mano e lo passiamo nella mano così, no? Andrà messo ovviamente in un contenitore. Qui possiamo vedere che l'incollaggio che abbiamo fatto va bene perché il bigattino tiene, la ghiaia è perfettamente amalgamata e abbiamo la nostra palla di bigattini perfetta. Adesso qui abbiamo fatto un incollaggio abbastanza morbido che si scioglie in poco tempo. Se vogliamo aumentare il potere elegante dobbiamo ovviamente aumentare un pochino di più la colla che mettiamo dentro il bigattino. Qui vediamo che il bigattino si muove, piano piano si apre la palla. Questo vuol dire che quando arriva sul fondo la palla rilascia subito. Se abbiamo forte corrente aumentiamo un pochino la colla e di conseguenza anche la ghiaia. Vedete che la palla piano piano lavora, in questo caso se fossimo nell'acqua disperde i bigattini in poco tempo, però la palla fa tempo ad arrivare sul fondo.